Ebbene raga, qua siamo Smash Ultimate, siamo qui in questo nuovissimo video. Ebbene sì, quest'oggi siamo all'Assassin's Creed The Tour, assieme anche ad un amico, il vostro caro Felix. Mamma mia ragazzi, vedete bene anche da qua dietro, ci hanno già dato un poster di Assassin's Creed completamente gratuito. E niente, adesso ci immergiamo all'interno di questo fantastico mondo. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because tu stavi pensando che il video fosse finito qui, ma in realtà non è così. Infatti raga, Vigamus è un museo dedicato interamente al videogioco, quindi sicuramente avrete visto la prima Xbox e l'Atari, raga, che è una console vecchissima, addirittura degli anni 80 su per giù, se non comunque 70, però mi sembra 80. Il Commodore, la PS1, avete visto un sacco di console, anche il NES. Quindi veramente tantissime cose, ma comunque sia c'era l'Assassin's Creed The Tour. Infatti c'era uno stand apposito, un bello stand molto grosso, che vi farò vedere successivamente dopo questo videovlog, tra virgolette. E in poche parole, raga, era una grande sala divisa in due. La prima sala era quella dove proiettavano dei trailer di gioco e era fatta in mode film, diciamo, con tante sedie
e proiettavano tutti i trailer usciti di Assassin's Creed Origins. L'altra sala, raga, è la più importante, perché è quella dove si provavano i giochi, ovvero dove si provava Assassin's Creed Origins. E che dire, raga, l'ho provato per ben due volte e quindi un totale di 40 minuti di gioco su Assassin's Creed Origins. È stato lo stesso gameplay che hanno mostrato alle 3 di Los Angeles. Tanta roba, raga. Mi sono divertito come un matto. E sì, stavo col pad dell'Xbox, quindi dovevo anche un po' simpatizzare con i comandi, ma mi ci sono trovato davvero davvero bene dopo più o meno 5 minuti, perché ci avevo comunque preso la mano, ma sono completamente cambiati i comandi in questo Assassin's Creed, perché ad esempio si combatterà con questi tasti qui, quindi tipo L1 R1, l'arco si utilizzerà con L2 R2, o per esempio a sto giro il tasto che si utilizzerà per abbassarsi con il nostro assassino sarà il tasto R3, che sarebbe il tasto della visuale. Basta schiacciarlo e ci si abbassa. Per chiamare Senua, ovvero la nostra aquila, si utilizzerà la freccia in alto. E questi tre tasti che vedete, ovvero triangolo, quadrato e cerchio, li useremo per lo più per la difesa. Ad esempio servirà cerchio, mi sembra, per lo scudo, e quadrato per schivare, triangolo per tirare un fumogeno e X lo useremo per arrampicarci sulle varie pareti, insomma sui vari muri, perché diciamo che sì, la corsa è cambiata, infatti si corre con l'analogico, più lo si punta avanti più il nostro personaggio comunque corre, e con X ci si arrampica sull'appiglio, diciamo. Quindi raga, è praticamente cambiato lo stile di gioco, ma comunque mi ci sono trovato davvero davvero molto molto bene. E niente, vi lascio alle immagini che tra poco vedrete. Ah, e dimenticavo, raga, ho anche incontrato il cosplayer italiano di Assassin's Creed Origins, ovvero il cosplayer di Bayek. E sì, è il cosplayer ufficiale delle pagine di Instagram e Facebook di Assassin's Creed Italia, quindi lavora anche presso Ubisoft, e se non ci credete è lui che ha fatto questi cosplay. 1 e 2. E sì, gli ho fatto anche una piccola intervista, raga, che vedrete subito dopo. Quindi vi invito come sempre a lasciare da subito un bel pollice in su. Mi raccomando, Facebook ed Instagram, soprattutto Instagram, perché pubblicherò nuovissime foto sia con il cosplayer di Bayek, ma anche con un altro cosplayer di Ezio Auditore che ho incontrato sempre lì. Qui da Samu Smash è tutto, ma il video non è ancora finito. Player di Bayek di Assassin's Creed Origins. Ed oggi assieme a voi
voglio farvi qualche domanda. Allora, innanzitutto grazie per questo fantastico intervento, perché il tuo canale è bellissimo, sono contento di essere qua, di finirci qui, di poter chiamare fratello assassino tipo come te, quindi grazie. Grazie a te. E volevo sapere, non so, il gioco ti è piaciuto, se l'hai provato? Certo, certo. Io ho avuto la grande fortuna di poterlo provare un po' in anteprima e posso dirvi già da adesso che ci sarà, cioè, c'è stato un lavoro non indifferente dietro, anche perché sulle spalle di Ubisoft e Assassin's Creed c'è un grande peso di 2 anni di astinenza. Sì, in realtà mi suggeriscono anche di più, però comunque sono sempre 2 anni in cui adesso colpiremo veramente forte con Origins, con la Dio. Ok, ci puoi svelare qualcosa di più inerente al gioco oppure... Per il momento non so se posso svelarvi un po' di più, ma comunque il gioco è già lo potete già provare in fase alfa, quindi si potrà comunque testare anche a livello di combattimento. All'inizio ho sentito anche persone comunque paragonarlo un po' a For Honor come stile di combattimento, ma comunque è stato fatto in modo molto autentico, originale e anche abbastanza innovativo per una Assassin's Creed, quindi si distacca tantissimo dai precedenti Syndicate, eccetera. Per quanto riguarda invece la parte più interessante e innovativa è appunto l'esplorazione. Beh sì, è un vasto open world, ma esatto. Anche che la mappa sarà il doppio di Black Flag, sì. Quindi sì, sarà molto gigante, anche esplorare le varie piramidi, sì, sarà veramente molto. Infatti ragazzi, sbrigatevi a far uscire questo gioco, perché sì, 27 ottobre, siamo... ragazzi. No. Per i più furbi anche il 26. No, non posso dire. Ok, perfetto. Va bene ragazzi, l'intervista è finita qui. Nulla, lei è proprio veramente benissimo. Grazie. Veramente ottimo. Grazie mille. E ricordatevi sempre, nulla è reale, tutto è lecito. Iscrivetevi al suo canale e mi raccomando, seguite il suo prossimo video, perché lui è grande. E anche lui è un padre assassino. Saluto l'assassino, mi pare, sì? Certo, sei l'assassino.